Ecco, buongiorno a tutti, io sono come al solito il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Oggi sono molto contento di fare questo intervento qua, è sabato, quindi parliamo di oro e approfittiamo della gentilezza dell'avvocato Marco Giannini, che in questo momento è collegato, che è anche il mio legale da Lucca, va bene? E che ho a un certo punto deciso di coinvolgere per fare un po' di chiarezza su questa storia della plusvalenza, della fatturazione, quando uno compra oro, eccetera, eccetera. Quindi do il benvenuto a tutti, naturalmente, oggi ritorna con noi finalmente anche il dottor Manca, Walter, e quindi benissimo, siamo diciamo al completo. Ecco, adesso io lascio la parola al dottor Manca per una brevissima presentazione di quelle che sono le problematiche, no? Di quello di cui dobbiamo parlare, e invito tutti a fare delle domande. Oggi ce l'abbiamo a disposizione un legale che ci può dare tutte le risposte, insomma, le domande possibili immaginabili, e quindi, insomma, diciamo di approfittiamo. Va bene? Prego, Walter. Grazie Max, buongiorno a tutti di nuovo anche da parte mia. Chiedo scusa. Allora, oggi parliamo del problema che è sorto con l'inizio di quest'anno, grazie alla legge di bilancio, relativo alle plusvalenze sull'oro. La normativa precedente prevedeva, che in caso non ci fosse un documento che attestasse il prezzo di acquisto, del prezzo di vendita veniva tassato il 25%, l'imposta sulle plusvalenze è il 26% come quelle da capitale. E questa regola è stata modificata nella legge di bilancio togliendo dalla norma precedente la parola 25%. Il che cosa comporta e cosa ha comportato? Che dal 1 gennaio, se non si è in grado di documentare il prezzo di acquisto dell'oro, si deve sottoporre al 26% l'intero provento della vendita. Quindi, di fatto, si applica sul 100% del ricavato di vendita. Questa norma, aggiungerei tipicamente italiana, passata con legge di bilancio, mille proroghe, sempre tentativo di passarle sotto sordina, di fatto è penalizzante non tanto per chi ha fatto gli acquisti negli ultimi anni, quanto per chi aveva l'oro già da parecchio tempo, perché è in quei casi, e soprattutto l'oro, co come dice il dottor Max, sfuso, cioè i lingotti a casa, perché in quel caso molto spesso magari è passato di padre in figlio o di nonno in nipote, per cui trovare un documento che attesti il prezzo di acquisto è difficilissimo, ma comunque anche trovandolo, se sono passati tanti anni, la somma da sottoporre a plusvalenza, alla tassa sulla plusvalenza, è importante. Il pericolo che in molti hanno visto è il fatto di non avere una fattura di acquisto. E questa preoccupazione è totalmente infondata perché la norma, prima come ora, ripeto, è stato tolto soltanto 25, la parola 25%, quindi di fatto la norma è sempre la stessa, non parla di documento contabile, ricevuta, fattura o quant'altro. Parla se non sei in grado di documentare il prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto come lo si può documentare nel caso specifico con Ovesta? Come si è sempre fatto? Dal portale ogni cliente ha la possibilità di evidenziare il singolo movimento di acquisto con il prezzo unitario pagato a quel tempo. Ovviamente anche la vendita con il prezzo di vendita ed è quindi molto facile risalire alla plusvalenza. A parte questo, c'è un altro discorso che funziona. Non avendo acquistato dei lingotti specifici, perché se io acquisto un lingotto da 100 grammi, lo pago 10 e lo vendo a 15,
se ne ho acquistato un altro 3 anni dopo e l'ho pagato 12 e lo vendo a 13, devo applicare la plusvalenza sul singolo lingotto e sul singolo prezzo d'acquisto. Con Ovest la differenza cos'è? Che si acquista grammatura. Con la grammatura io ho investito una cifra, quindi se io ho investito 10.000 e ne ricavo 12.000, sui 2.000 pagherò la plusvalenza. Ma se io ho investito 10.000 e ne vendo 10.000, mi rimane ancora oro, ma la plusvalenza si concretizzerà nel momento in cui venderò oro. Quindi è anche da questo punto di vista un vantaggio avere una, chiamiamola contabilità, un estratto conto online al quale ogni cliente può accedere in qualsiasi momento, che attesti tutti questi vari passaggi. Era questo il mio intervento, molto breve, molto semplice, per spiegare appunto che la fattura che in molti sono diventati matti a richiedere perché se no chissà cosa succede, assolutamente non è un documento richiesto in maniera probatoria per il prezzo d'acquisto. E quindi assolutamente non c'è nessun problema a verificare che se ho bonificato 10.000 e ho tot grammi, vuol dire che li ho pagati una certa cifra al grammo. Quindi è matematica senza nessun problema di contestazione. E con questo non aggiungerei altro, ma sono chiaramente disponibile per qualsiasi domanda. Va bene, Walter, poi sì, cioè, ma magari te la faccio subito questa domanda, così poi non mi dimentico. Quindi, quando è che va fatto la stampa di questo PDF e quando va data al commercialista per la dichiarazione dei redditi nel famoso quadro RW? Ok, allora qui stiamo affrontando due argomenti diversi. Uno è il quadro RW, cioè quel, chiamiamolo, autodenuncia che lo Stato richiede per i depositi di metalli preziosi superiori ai 12.500 euro detenuti all'estero, che è un'indicazione di un saldo al 31-12. Per avere l'indicazione del saldo al 31-12 basta anche il 2 gennaio entrare nel portale di Ovesta, nella scheda principale c'è una stampante, si mette la data 31-12 e si stampa l'attestato del saldo al 31-12. Questo è il documento che va consegnato al commercialista a maggio, quando farà la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, per la dichiarazione dei redditi. E non ha nulla a che vedere con la tassazione delle plusvalenze di cui ho parlato prima. Benissimo, Walter, ti ringrazio. Adesso io lascerei la parola a Marco. Non so se Marco vuoi fare una breve, insomma, dei commenti su quello che ha detto in questo momento il dottor Manca. Prego, fai Sì. Allora, pure, cioè, dimmi pure, ecco, dici pure quello che. in pratica, buongiorno a tutti. È stato molto esaustivo il dottor Manca, ha praticamente detto tutto. Il punto fondamentale, secondo me, è che la legge di bilancio, che ha modificato appunto l'articolo 68 nel comma 7 del testo unico delle imposte dei redditi, non ha cambiato, ha tolto unicamente i riferimenti alla percentuale, quindi oggi la plusvalenza si paga se in caso che non ci sia la documentazione d'acquisto, si paga sull'intero prezzo di vendita. Ma la normativa su quella che sia la documentazione per comprovare il prezzo di acquisto originario è rimasta la stessa, quindi non è cambiato assolutamente nulla da questo punto di vista. Da un punto di vista invece generale, io ritengo che, quindi non semplicemente per l'acquisto, la compravendita di oro, occorre secondo me chiarire solamente un altro punto, ovvero quello che è il principio di inerenza, che è sempre espresso nella medesima legge, cioè nel DPR 917 dell'86, che è appunto questo testo unico sull'imposta dei redditi, all'articolo 109, che è un po' quello che la Cassazione ha sempre richiesto per poter riferire una qualsiasi spesa a una determinata attività. Quindi, tipicamente facciamo l'esempio, io ho un'attività di, non
lo so, sono un libero professionista e acquisto un macchinario, per potermelo scaricare devo dimostrare che quel macchinario lì, un computer o una stampante, sia relativo, mi serva per la mia attività. Se acquisto una asfaltatrice, certamente non mi servirà per un'attività, che ne so, facciamo un esempio di studio legale. Quindi questo è il principio di inerenza. Ora, cosa vuol dire? Come c'entra in questo articolo invece 68 nel comma 7, dove è richiesta appunto la documentazione, dice, per le cessioni metalli preziosi, mancanza della documentazione del costo di acquisto. La questione è appunto di poter dimostrare che questa spesa che io ho avuto, perché ovviamente avremo un'uscita, quantomeno un'uscita di una somma di denaro dal nostro conto corrente verso il venditore di oro. Devo dimostrare che questa uscita sia relativa a quell'acquisto, a quel prezzo di quella quantità di oro. Per fare questo non è necessario, l'unico documento non è la fattura, perché potrebbe anche non esserci, ma devo comunque poter dimostrare attraverso la produzione dell'ordine online, attraverso la quotazione dell'oro in quel momento, attraverso anche altri elementi indiziari, che io possa devo riuscire a dimostrare qual era il valore dell'oro che ho acquistato in quel momento. Certo, devo avere comunque qualche cosa di documentabile, tipicamente la ricevuta di bonifico e la ricevuta di ordine, che può essere inviata via mail, oppure posso stamparmi la quotazione in quel momento dell'oro, però una qualche documentazione ci vuole, questo è innegabile, però non può essere, questo obbligo di documentazione può essere assolto anche attraverso altri elementi, non solamente attraverso la fattura. Questo è quello che mi sento di dire sull'argomento. Per il resto, devo dire, ha già chiarito abbastanza il dottor Manca tutte le altre questioni. Benissimo, Marco. Benissimo, ti ringrazio. Allora, avete domande per Marco o eventualmente per l'avvocato o eventualmente per il dottor Manca? Adesso mi sembra la cosa tutta chiarita. Se non avete domande, una domandina ce l'ho io. Io ho letto la legge, ma non ho trovato questo 26%. Dove è scritto questo 26%? Da dove viene fuori? Non so, Marco, se mi puoi rispondere te. Ma l'articolo 68 dice espressamente che il 26 non è nel testo unico dell'imposta dei redditi. Il 26 è la tassazione che viene data alle plusvalenze in generale. Quindi questo articolo, cioè comma 7 lettera D, dice semplicemente su cosa si calcola la plusvalenza. Si calcola sul, mentre prima diceva determinata in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione, la legge di bilancio ha eliminato questo 25%. E quindi ora si calcola in misura pari al corrispettivo della cessione. Quindi se prima avevo venduto a 100 e l'avevo pagato 80, la plusvalenza era 20, non avevo la prova di quanto l'avevo acquistato, quindi ho venduto a 100, pagavo sul 25% il 26%. Quindi la plusvalenza veniva calcolata su 25, che è il 25% di 100. Oggi invece viene calcolata su 100. E quindi pago 26 rispetto a una somma nettamente inferiore, perché il 26% di 25 è 6,5. Quindi, allora, Marco, secondo te, mettiamo a caso che io ho dell'oro, no? Ho comprato l'oro 20 anni fa e non ho nessuna fattura, non ho niente. Però è abbastanza semplice andare a vedere quello che era il prezzo dell'oro al fixed di Londra 20 anni fa. Quindi te pensi che si potrebbe utilizzare, per esempio, una fonte così per dimostrare... Come faccio a dimostrare che l'ho acquistato 20 anni fa? Cioè, devo comunque avere qualcosa che dimostri che l'ho acquistato 20 anni fa, perché sennò vado a prendere il prezzo dell'oro nel momento in cui era più basso e dico che l'ho acquistato in quel momento lì. Ci deve essere comunque, come ho detto prima,
Pronto? Sì, dicevo, ci deve essere comunque una documentazione che mi provi che quell'acquisto è arrivato, è stato effettuato in quel momento, un'uscita dal conto corrente. Questo dovrebbe essere facile, cioè non credo che si vada a comprare con il contante, quindi credo sia abbastanza facile documentarla questa uscita, e una volta che ho l'uscita, ho la data, posso andare a vedere il prezzo di acquisto in quel momento e utilizzo quel dato lì. Ecco, benissimo, giusto. In questo caso te pensi che possa essere accettata una prova di questo tipo, utilizzando per esempio un estratto conto bancario che appunto prova un acquisto in quella data particolare dal fisco, oppure no? Allora, ovviamente non avendo altro non c'è modo di difendersi in un'altra maniera, sì, ci si difende in questa maniera, però non mi è mai capitato un caso del genere, devo dire la verità, e non te lo saprei dire se l'inerenza potrebbe essere dimostrata. Credo che sarebbe difficile, però se non abbiamo altro, penso che siamo costretti ad agire in questa maniera e si prova, però non te lo so dire sinceramente perché non mi è mai capitato. E ovviamente una stampa dell'ordine sarebbe, o magari chiedere a chi si è comprato, dove si è comprato l'oro, anche perché se sono operazioni sopra i 12.500 euro devono essere registrate queste operazioni, quindi le devono anche comunicare all'UIF, quindi dovrebbero avere una comunicazione, ci dovrebbe essere un registro di questo acquisto, quindi o all'UIF o a chi ci ha venduto l'oro io chiederei ulteriore documentazione, non mi baserei unicamente sul bonifico, anche perché bisognerebbe vedere la descrizione del bonifico, se c'è una descrizione precisa, che ne so, acquisto 20 grammi oro, perché se no l'inerenza è difficile da dimostrare semplicemente con la prova del bonifico. Potrebbe essere per qualsiasi altro servizio. Ho capito. Va bene, benissimo. Avete per caso delle domande? Se posso aggiungere io ancora una annotazione sull'argomento, considerando che Ovesta, ad esempio, opera dal 2009, il problema, diciamo, non si pone perché c'è l'operazione è fatta assolutamente tramite bonifico, quindi c'è una tracciabilità dell'uscita dal conto del cliente, che ha in corrispondenza e come causale il numero del deposito e quindi l'indicazione esatta di dove è diretto l'importo. Dal portale di Ovesta si vede che in quella data o i due giorni successivi, visto che il bonifico magari ci mette due giorni ad arrivare, è stato fatto l'acquisto per quella somma di un determinato quantitativo. Quindi l'inerenza è proprio, come dicevo prima, matematica, non si scappa. Il problema lo vedo maggiormente non tanto per i 20 anni, quanto per un periodo precedente, cioè la legge che regolamenta l'acquisto e la vendita di oro in Italia è la legge 7 del 2000, quindi stiamo parlando di una legge che è in vigore da 24 anni adesso, e tutta questa normativa non va a considerare il fatto che prima della legge 7 del 2000 era comunque possibile acquistare magari tramite una banca, perché c'erano le esclusive e non tutte le banche ce l'avevano, ma era comunque possibile acquistare un lingotto. Per cui il problema può essere che neanche la banca ha più la documentazione più vecchia dei 20 anni. Ed ecco perché ho fatto il mio commento, che qualcuno direbbe acido all'inizio, sul fatto che è una legge tipicamente italiana questa di voler passare al 100%, perché ha dei lati di vessatorietà che sono evidentemente, mirano evidentemente soltanto a fare cassa.
Quindi comunque per ritornare alla giusta osservazione di trovare il nesso di collegamento tra un'uscita da un conto corrente e un acquisto di metalli preziosi, l'operatività di Ovesta lo consente al 100%. Bene, ho una domanda io per tutti e due, diciamo, ma questa normativa per cui oltre un certo importo, parliamo di certi importi, via, perché se uno è andato a comprare dell'oro in contanti 30 anni fa, immagino che sia molto più difficile difendersi, ma sono pochi soldi, sono, anche se ne dovesse rivendere oggi, non credo che sia, insomma, quello il problema. Parliamo di investimenti sopra i 2.500 euro. Questa disposizione è che, diciamo, quando è entrata in vigore? Perché l'ufficio finanziario relativo, se questa disposizione fosse, per esempio, datata 40 anni fa, dovrebbe avere, no, già la documentazione relativa che il soggetto ha comprato un certo tipo di importo in quella data. Quindi la domanda è, la domanda sono due. Quando è entrata in vigore, Walter, se Marco, se ve lo ricordate, se lo sapete, e se secondo voi è possibile richiederla qualora fosse necessario. Prego, Marco, prego. Ma intendi la documentazione sull'acquisto? Cioè, come ha detto il dottor Manca, la legge è la 7 del 2000 che ha regolamentato Prima, Marco, prima, vai E prima dietro. c'era il monopolio dello Stato, quindi non era possibile vendere oro fra privati. Quindi ora qui forse lo sa meglio il dottor Manca, chi era il soggetto che vendeva l'oro. L'ufficio non mi ricordo come si chiamava. Qui era quello che regolava le cose, ma direi che prima del 2000, essendo un monopolio, non c'era commercio tra privati e quindi il problema non si poneva assolutamente. Hanno dato questa regolamentazione nel 2000, che è comunque una regolamentazione di controllo, non tanto dell'attività degli operatori professionali in oro, perché come ho avuto modo di dire diverse volte, il fatto che sia richiesta la forma di società di capitali, capitale minimo di 120.000 euro per poter fare una domanda di iscrizione al registro degli operatori professionali in oro, non significa assolutamente niente, perché da quello che mi risulta la Banca d'Italia e l'UIF adesso nello specifico non hanno mai fatto un controllo come fanno i controlli periodici alle banche, che la Banca d'Italia va e verifica contabilità e quant'altro. Controlli di questo tipo non mi risulta ne siano mai stati fatti nei confronti degli operatori professionali in oro. E questo a scapito, visto che tutta la normativa dovrebbe, e la funzione della Banca d'Italia e dell'UIF dovrebbe essere quella di tutela dei, chiamiamoli risparmiatori, di fatto in questo caso non viene attuata per niente. Ma perché c'è questa normativa? Perché gli operatori professionali in oro hanno l'obbligo di comunicare all'UIF, che l'UIF assolutamente, salvo operazioni di importi rilevanti che magari va a monitorare un po' più da vicino, ma per il resto l'UIF non fa altro che passare i dati all'Agenzia delle Entrate. Tutto lì, perché si sappia a livello di futura tassazione che il soggetto X ha acquistato un chilo d'oro. Quindi questo è un controllo puntuale che viene fatto a livello nazionale. Con Aovesta, che non è soggetta né all'Italia né alla Banca d'Italia, ed è un commerciante. In Germania il commercio dell'oro è un commercio come qualsiasi altro commercio, di qualsiasi altro bene, non è soggetto a nessun tipo di iscrizione particolare per poterlo fare. L'unica cosa a cui è soggetto è la normativa antiriciclaggio, proprio per evitare che attraverso
i metalli preziosi si possa arrivare al riciclaggio di denaro sporco. E su questo è sicuramente molto attenta a Ovesta. Però se pensate che in Germania, se uno acquista oro e lo detiene per almeno un anno, non paga neanche un centesimo di plusvalenza quando lo vende, capite che l'impostazione italiana è molto particolare e capiamo bene perché. Quindi dal punto di vista normativo, prima del 2000, assolutamente gli unici operatori autorizzati alla vendita dell'oro erano le banche, di fatto, e non tutte, e non tutte. Per cui questa liberalizzazione che è arrivata in Europa, pensate, gli ultimi tre stati che proprio nel 2000 hanno liberalizzato il commercio dell'oro, con tutti i vincoli del caso, come vi ho appena detto, sono stati Italia, Spagna e Grecia. Tutti gli altri stati europei già lo consideravano un bene tranquillamente commerciabile. Ma questo rientra anche in quello che il dottor Max ci ha illustrato più di una volta sulla valenza non soltanto come monetaria, diciamo così, dell'oro, ma anche su altre valenze dal punto di vista di simbolo del potere, e ovviamente il monopolio ne era l'indicatore principale. Max, tu Posso cosa ne pensi? aggiungere solamente una cosa, cioè poi la normativa attuale, cioè, anzi la normativa precedente, quella della tassazione nei limiti del 25% di corrispettiva cessione, è venuta poco dopo la legge del 2000, infatti è stata approvata nel 2004 con la legge di bilancio del 2003, è entrata in vigore il 1 gennaio del 2004. È rimasta fino appunto è durata 20 anni, è rimasta fino al 2024 quando è stato tolto il riferimento al 25%. Va bene, benissimo. Allora, volevo fare un commento veloce riguardo a coloro che hanno oro sfuso. Io nei miei interventi principali ho fatto notare che purtroppo l'idea di avere sfruttato molto oro sfuso in casa o comunque in una cassetta di sicurezza no, non è una cosa così da prendere alla leggera. Andiamo incontro verso il grande reset, quello che Schwab chiama grande reset, e quindi io mi sono chiesto se per caso non è che alla fin fine, come garanzia, come collateral, non si prendano anche l'oro sfuso. L'altro non lo posso prendere, non lo possono prendere secondo me, perché quando l'oro è comunque, per esempio, in Svizzera, quindi già in un altro paese, e quindi sul quale l'Italia non ha assolutamente nessuna sovranità, in una cassetta di sicurezza di una banca, quindi non in una cassetta di sicurezza a caso, in una banca predisposta allo stoccaggio dell'oro, e poi magari questa diciamo azienda, questa banca è anche configurata in una maniera molto particolare, no? Chi mi segue sa a cosa mi riferisco, quell'oro lì diventa irraggiungibile, cioè nessuno può entrare all'interno di questo caveau. E infatti, questo è stato confermato dal decreto di Roosevelt, famoso, no? Di cui ho parlato, per cui rastrellarono tutto l'oro in contanti, cioè tutto l'oro così disponibile, oro così, no? Di oggettistica, diciamo così, di bigiotteria, ma non quello depositato presso questi caveau. Quindi, se qualcuno è preoccupato purtroppo da questa notizia, io la soluzione ce l'ho, ne parlo nella consulenza privata, però voglio dire, l'idea non deve essere quella di vendere, no? Uno dice, oh, bah, allora vendo, però c'è questa legge adesso che mi crea problemi. No, 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 c'è la soluzione a questo problema, basta che uno mi contatti e io gli spiego quello che deve fare. Quindi nessun allarmismo, però bisogna agire, eh? Bisogna agire, perché se il bene che avete a disposizione è fino, diciamo così, intorno a 10.000 euro, potete anche tenerlo, l'ho scritto anche io nel report, ed è oro che potete utilizzare nel caso di emergenza, così qualsiasi cosa dovesse capitare, oro, argento, quello che avete.
per importi superiori, insomma, ecco, vorrei che meditaste per bene su questa cosa, perché c'è la possibilità, diciamo, con relativa facilità di prenderla e metterla in sicurezza. Questo è quello che volevo. Avete per caso domande, approfittando della gentilezza, soprattutto dell'avvocato Giannini? Prego. Posso chiedere io qualcosa? Sono Mario, ciao, ciao a tutti. Benvenuto, ciao caro. Innanzitutto, veramente siete stati molto bravi a spiegare, sia tu che Marco e anche Walter, veramente, proprio con parole semplici, quindi vi ringrazio. Mi sorge comunque una domanda, insomma, quando si farà l'RV, supponiamo che uno, facciamo un esempio pratico, uno compra 30.000, facciamo, non so, 30.000 euro in oro alla Vesta. Quindi quando è fine anno stampa il PDF entro i primi dell'anno prossimo e sa che a giugno poi lo porta dal commercialista, questo PDF di cui si parlava, che immagino sia riassuntivo di tutti quanti i nostri beni che abbiamo lì. Quindi c'era, può esserci l'oro, può esserci dell'argento, eccetera. E poi andrebbe allegato questa cosa, oppure è sufficiente utilizzare i dati che ci sono per scrivere: io ho maggiore di 12.500 euro, perché io di RV non so niente, perché è una novità per me fare questi acquisti, però le farò, per cui devo stare attento anche a come muovermi. E se allego, perché magari è utile o obbligatorio, questo report che è riassuntivo, a me dispiacerebbe che vedessero che ho comprato oro perché sopra 30.000, argento per 10.000 o più. Cioè, vorrei dargli semplicemente quel minimo di informazioni che io reputo necessario, insomma, ecco. Grazie. Prego Marco, se vuoi fare te un commento veloce, se poi passiamo a altre. Ma ora, trattandosi di un acquisto, tutto ciò che viene detenuto in metallo deve essere dichiarato nel quadro RV se supera una determinata quota. Questo per il semplice possesso, quindi se acquistate in quelle quantità, bisogna che poi venga fatta la segnalazione. Mentre invece, quando poi le andremo a vendere, andranno in un quadro diverso perché rappresentano un ricavo. Poi, sinceramente, sull'aspetto fiscale, forse è più ferrato il dottor Manca. Allora, sì, relativamente nel senso che ho imparato una cosa, che se non si conosce la situazione globale del singolo cliente, quello lo farà il commercialista o il fiscalista che lo segue, si rischia di dare informazioni che non corrispondono al caso specifico, ma in linea generale sicuramente. Visto che l'indicazione del quadro RV si riferisce non a possesso di oro all'estero, ma a depositi all'estero, quindi va a verificare l'intero patrimonio, per cui il saldo al 31-12 va sicuramente indicato in maniera globale. Un altro aspetto che bisogna tenere presente, da quello che mi risulta, oggi come oggi non si allega assolutamente nessun documento, bisogna averlo in caso di controllo, ma non si allega assolutamente nessun documento alle dichiarazioni dei redditi. Anzi, molte cose sono addirittura automatizzate. Scusami, Poi, Walter, non ho... No, scusami, prego, finisci. allora sì, no, ero io che volevo fare un'aggiunta, cioè poi i primi tempi, quando è uscita questa legge, c'era un po' di confusione in internet ovviamente, come sempre, e si parlava non solo di oro ma anche di argento che andava dichiarato, eccetera. Voi mi confermate che la legge di superare i 12.500, dichiararli nell'RV, vale solo per l'oro? E comunque al momento della plusvalenza, che quando bisogna venderlo, eccetera, bisogna avere a che fare con l'oro o anche con l'argento. Grazie.
Walter, prego. Allora, il quadro RV riguarda tutto il deposito all'estero, quindi anche l'argento. E ribadisco, teniamo separato l'aspetto dichiarativo, che è quello RV che non costituisce base imponibile, dall'aspetto del utile ricavato dalla vendita e quindi l'eventuale plusvalenza che si realizza al momento della vendita. Nel primo caso, nella RV va indicato tutto, nel secondo caso, cioè per la plusvalenza, va indicata relativamente a loro perché la norma si riferisce esclusivamente a loro. Teniamo presente che la plusvalenza da capitali, la teoria, dovrebbe riguardare qualsiasi tipo di plusvalenza. Infatti la normativa di riferimento, per rispondere a una prima domanda che aveva fatto Max, cioè qual è da dove viene questo 26%, il 26% è l'imposta sul capital gain, cioè i guadagni da capitale, ai quali è stato equiparato anche la plusvalenza sulla compravendita di metalli preziosi. Per cui, pur non essendo così attenzionato l'argento rispetto all'oro, devo dire la verità, non saprei se si può escludere dalla tassazione sulla plusvalenza. A logica direi di no, però effettivamente non mi sono mai posto il problema così da vicino. Se posso fare un commento, posso... prego Marco, prego Marco. No, sul sito dell'UIF ci sono comunque, dell'unità di informazione finanziaria, ci sono comunque delle FAQ dove spiegano come compilarlo questo quadro RV, come... Ora io non l'ho letto, devo essere sincero, però l'ho viste e ci sono, insomma, diverse informazioni che possono, penso, rispondere anche a tutte queste problematiche. Allora, se posso, grazie Marco. Se posso fare una precisazione, qui bisogna distinguere due fasi, no? Due diciamo, diversi momenti e diverse competenze, chiamiamole così. Allora, quello che riguarda le nostre competenze, ve l'abbiamo detto, no? Cioè di andare all'inizio di gennaio, fare questa stampa in cui avete il totale, e per quello che abbiamo capito comunicare, dare questo documento al vostro commercialista, e a quel punto lì la nostra competenza è finita. Da quel momento lì in poi non è più problema nostro, Mario, cioè è problema del tuo commercialista di come vuole diciamo compilare l'RW, se vuole allegare il documento, cioè questo documento estratto, se vuole semplicemente mettere il totale. A nostro avviso il totale va più che bene, come dicevi anche te, non occorre entrare nei dettagli perché comunque ti hai fatto un acquisto generale. Se poi hai scelto di comprare oro, platino, palladio, eccetera, questa è una cosa irrilevante, sono tutti comunque sia, per quello che posso aver capito io, equiparabili all'oro anche dal punto di vista della plusvalenza, perché secondo me ha buon senso, ma di nuovo chiedi al tuo commercialista, è lui che deve fare questa scelta. Per coloro che decidono di diversificare, perché chi ha solo oro e chi decide appunto di comprare solo oro, investire solo oro, è un discorso diverso, ma per coloro che la maggior parte, no, comprano un po' di argento, platino e palladio, è il commercialista che ci deve dire, ti deve dire queste cose qui. Cioè noi non possiamo sostituirci a una consulenza che non spetta a noi. Ecco, volevo chiarire bene questo punto qui. Quindi tutto quello che noi possiamo fare è quello che ti abbiamo detto in questo momento qui. È corretto, Walter? Perfettissimo, Max, preciso e puntuale, come sempre. Posso chiedere a Walter una esplicazione? Praticamente lui aveva fatto l'esempio dei 10.000 in grammatura e così via, possiamo svilupparlo un attimino, ovvero facciamo finta che io ne compri 30.000 in grammatura, parlo di oro,
e poi magari un giorno dico per favore vendemene a Uvesta, vendemene 10.000 e trasferisci su tot conto corrente, ok, fin qui. Al momento io avendo preso 30.000 e avendone venduti 10.000 sono al di sotto di quella cifra e quindi mi trovo nelle condizioni di, non so, di dire non devo, quando è il momento, pagare le plusvalenza perché non esiste. Ecco, e se poi va altro gentilmente, magari continui con l'esempio, tipo magari andando avanti ne vendi altro, cosa succede? Finché non lo vendi tutto. E a questo punto cosa, come devi comportarti col fisco? Grazie. Allora, ovviamente questo varia a seconda dei periodi entro i quali le operazioni vengono fatte, perché se dei 30.000 che hai acquistato quest'anno ne vendi 10.000, l'anno prossimo altri 10.000 e altri 10.000 fra 3 anni, hai realizzato il tuo investimento e la grammatura che ti è rimasta, che rappresenta la plusvalenza, la dovrai sottoporre a plusvalenza nel momento in cui la venderai, cioè che realizzi la plusvalenza, perché se no è teorica finché non hai venduto e quindi realizzato una contropartita. È anche vero che a seconda delle cifre mi pare che vogliano introdurre delle franchigie, da quello che ho sentito, ma è un aspetto fiscale. E l'ho sentito proprio di recente con riferimento alle criptovalute, che se la plusvalenza non supera i 2.000 euro nell'anno non è soggetta a tassazione. So che un'idea di unificazione di tutta la normativa sulle plusvalenze è nell'aria, però ti ripeto, questo è un aspetto da verificare con il commercialista. Quello che ti dico io è: hai acquistato per 30, finché non vendi oltre i 30 non è dovuta nessuna plusvalenza. Vediamo se ho capito. Quindi oltre i 30 non è dovuta nessuna plusvalenza, e quello che io nel frattempo ho maturato, la famosa plusvalenza, nel momento in cui la vendo ovviamente devo pagare quel 26% o quello che è, insomma. Esattamente. E se nel frattempo io dovessi fare degli acquisti in, come che si dicono, progressivi, adesso non ricordo il termine giusto, no? O frazionati. Quindi, frazionati, perché nel frattempo io aggiungo altri 20.000 magari fra un anno e quindi mi trovo con totale iniziale di 50.000, di cui nel frattempo ho venduto 10.000. Ecco, la cosa si complica un po', penso, nel senso che come fai poi a gestire la cosa senza uscire dalla legge e pagando quello che è dovuto. È quello che dicevo prima, e cioè non acquistando un lingotto specifico, per cui quel lingotto specifico ha un costo specifico identificabile direttamente, facendo degli acquisti così dilazionati nel tempo, il concetto di base è lo stesso. Hai acquistato per 50.000, magari in 3 volte, finché non vendi oltre 50.000 non hai realizzato plusvalenza. Però io ho fatto degli acquisti in momenti diversi, per cui loro potrebbero anche tenere separate le cose, altrimenti il giochino è troppo facile, penso io, parlo da ignorante. Io continuo a acquistare oro nell'arco di anni, ne vendo meno di quello che acquisto, di conseguenza io sfuggo alla tassa sulla plusvalenza. Non so se ci lasciano fare. Anche perché non hai avuto plusvalenza. La plusvalenza ce l'hai nel momento in cui il capitale che tu hai investito ti ha fruttato una plusvalenza, per l'appunto. Finché tu non hai realizzato questa plusvalenza, non è soggetta a una tassazione. Tu puoi avere grammatura che ti rimane sul conto dopo aver venduto l'equivalente di quello che hai acquistato, ma quella grammatura che hai sul conto, finché non la vendi, non ti concretizza una plusvalenza. Allora scusami, ma Walter, è sufficiente per evitare praticamente di pagare plusvalenze che io compri in grammatura, come del resto d'obbligo ad Uvesta, tipo oro, potrebbe essere qualunque cosa,
e basta che periodicamente io aggiungo un tot e di conseguenza io non supererò mai la vendita rispetto all'acquisto, capito? Come valore. E di conseguenza io potrei andare avanti eternamente con questo giochino, chiamiamolo così, di non avere mai una plusvalenza nel momento in cui vendo, perché continuo ad aggiungere soldi al conto, a soldi, scusa, oro. Sì, cioè, quello che stai dicendo è una cosa simile al trading, cosa che con l'oro assolutamente non ha senso. Non ha senso perché la volatilità non è tale da permettere il trading in questi termini. Ma se posso intervenire un attimo, Mario, posso intervenire un attimo? Posso dirti questo: se per caso tu poi avessi intenzione di venire qua a trovarmi, no? Fare la residenza e aprire un conto corrente, tutte queste problematiche diventano, come si dice, aria fritta. Capito? Sì, sì, certo. Ecco, poi ne parliamo magari in privato. No, però la cosa può valere anche per chi rimane in Italia, voglio dire, quando vi faccio una domanda cerco di farla anche per, nel caso non possa venire e magari rimanga in Italia, ma possa servire anche ad altri, ecco. Diciamo, l'importante era capire il meccanismo, poi sappiamo che le leggi cambiano e magari fra un anno ne fanno un'altra e di conseguenza possiamo solo ragionare sul presente, insomma, ecco. Esatto. Benissimo, altre domande? Io ne avrei una se nessun altro fa domande, perché non vorrei monopolizzare troppo il tempo, ma è una cosa che sicuramente riguarda tutti. Vai, se posso, se no volete dare precedenza a qualcun altro, vedete voi. Vai, tranquillo. Ok, allora io ho visto che stanno cambiando delle leggi in Francia, in Germania, cioè di fatto stanno criminalizzando alcune fasce di popolazione. Facciamo l'esempio della Germania, stanno portando avanti un decreto nella quale se tu dai dei soldi, io non sono di destra, ma è solo per fare un esempio, no? Loro cominciano così, cominciano con una certa fascia e poi allargano con questa nuova legge. E stanno facendo un discorsetto del genere, che se passa in Parlamento è un po' un problema tedesco, intendo. Poi sappiamo che la Germania e la Francia sono quelli che governano un po' l'Europa e poi sappiamo chi c'è sopra. Tornando a noi, allora, vado un po' a naso, perché non ho sotto mano gli appunti. In questo periodo sta venendo fuori che il governo tedesco vuole proporre, quindi deve essere votato, eccetera, una risoluzione con la quale coloro che vanno a foraggiare, diciamo, partiti di destra, anche se sono ufficiali questi partiti di estrema destra, e ce n'è uno che sta prendendo troppi voti per loro, cosa stanno facendo? Vogliono penalizzarlo e bloccargli il conto corrente, eccetera. Io penso che se passa questo, che non è certo democrazia, ripeto, non mi piacciono quelli di centrodestra, però è un principio che poi vale per qualunque altra minoranza, potrebbero un giorno prendersela con i Novax e criminalizzarli e così via, come vogliono fare anche in Francia, da un punto di vista generale. Adesso comunque non scendiamo nello specifico, poi ognuno potrà informarsi per conto suo. Nel momento in cui però Macron riuscisse a far passare la legge, che già il 14 febbraio ha varato, che cioè ti trovi in situazioni in cui ci sono, ho perso il filo un attimo, cosa sta dicendo? Praticamente lui vuole dare fino a 3 anni di reclusione a chi va contro e cerca di spargere informazioni sbagliate circa le cure considerate sicure, quindi si parla anche di cacchino, ok? Boh. Se passa questa legge, mi pare che debba solo essere approvata, ma lui l'ha già varata di fatto, e noi ci troviamo che potremmo diventare, quando, questo, sappiamo che Germania e Francia sono quelli che gestiscono le cose, diciamo, a livello europeo, no? Come esecutori, potremmo trovarci anche noi italiani in situazioni del genere, potremmo trovarci a essere dei criminali agli occhi delle autorità, perché non siamo sottostati a certe cose. Avendo l'Ovesta una situazione che praticamente è un banco metalli tedesco e non è protetta chiaramente da trust,
e noi avremo fino a che, alla fine avere a che fare con loro. Non è che un giorno ci bloccano il conto, che fra l'altro a livello europeo, non so se avete letto, stanno già varando una legge che da qui a 2 anni ci sarà un database generale in cui tutti quelli che hanno delle cassette postali verranno praticamente identificati a livello europeo, e qualunque autorità può richiedere di metterci il naso. Quindi quello che prima era privacy non lo è più. Allora la mia preoccupazione è, visto che stanno venendo avanti, sappiamo le loro intenzioni, tu poi Max hai scritto anche veramente tante cose riguardo sulla tua trilogia, come potremmo tutelarci noi un giorno se verremo trattati come dei criminali solo perché contestiamo o non vogliamo sottostare a certe leggi? E di conseguenza, se poi loro vanno dall'Uvestre e dicono tu adesso devi bloccare, devi fare, devi darci tutti i dati di questa persona. E ecco, questa è la mia preoccupazione, ma vale per qualunque banco metalli, chiaramente questo. E stiamo parlando di livello europeo, perché se volete vi cito anche il discorso dell'EU, ma comunque dai, questo è un po' il sunto di quello, la mia preoccupazione. Benissimo Mario, abbiamo capito, anche se fai la domanda da $1 milione, se non da $100 milioni, perché qui nessuno ha la palla magica, no? Io queste cose qui ora voglio lasciare spazio naturalmente per la risposta e poi ti dico anche la mia, però io queste cose io le ho dette più di 3 anni fa e le ho anche scritte nella trilogia. Quindi sono cose che erano già un po' nell'aria, no? La moneta digitale la fanno apposta per un super controllo di quello che si fa. Comunque voglio lasciare lo spazio a Marco, perché questa è una cosa che riguarda anche l'aspetto legale. Prego Marco. Ma sinceramente la domanda non l'ho ben compresa appieno, cioè nel senso è più una questione politica che legale. Ovviamente se... scusami Marco se ti interrompo, cioè dal punto, cioè quello che Mario sta chiedendo. Se a un certo punto, siccome siamo tutti in Europa, no? E sarà comunque poi considerata, tutte le nazioni saranno comunque, ci avranno queste cose che armonizzeranno tutte. Magari ecco, adesso c'è l'ufficio finanziario dove dobbiamo mandare le comunicazioni perché compra oro sfuso in Italia, magari poi ci può essere a livello europeo. E ma già ora la normativa, la legge 7 del 2000 è stata emanata in virtù di una direttiva europea che mirava all'armonizzazione della compravendita oro in sede europea, quindi l'Italia si è dovuta adeguare a quella che era la normativa europea. Benissimo, quindi è un diciamo una tendenza che ovviamente continuerà, cioè quella dell'armonizzazione fra i vari sistemi, perché lo scopo è quello di creare un unico Stato europeo in cui le regole siano armonizzate il più possibile, tutto centralizzato, che diciamo ovviamente spaventa anche a me, certo, però la tendenza è quella lì, non si può negare. Anche dal punto di vista della privacy, delle comunicazioni, anche lì verrà ovviamente regolamentato il più possibile in maniera comune, anche perché poi ormai ai singoli stati è rimasto veramente ben poco di autonomia decisionale, cioè possono decidere su settori molto limitati, quello che conta è quello che viene deciso a Bruxelles e quindi lo spazio dei vari governi è limitato ormai. Benissimo Marco, grazie. Walter, vuoi fare un commento riguardo a questo? Ovviamente gli scenari sono possibili, sono dal più catastrofico al meno catastrofico, ma la catastrofe rimane. E quindi la preoccupazione di Mario da un lato è anche comprensibile. Io rimango dell'idea che dove si possa fare qualcosa per le preoccupazioni è bene farlo, ma se non abbiamo strumenti per fare nulla, è anche inutile fasciarsi la testa prima che si sia rotta. Quello che sicuramente è utile è cercare di mettere in atto quelle
strategie preventive, e il possedere oro è sicuramente una di quelle, che possano mettere al riparo da situazioni veramente apocalittiche. E l'altra cosa che io considero sempre, e la considero positiva, l'avvocato ha parlato di allineamento europeo, e la cosa effettivamente è così ed è in atto da parecchio tempo, a partire dall'autonomia finanziaria che ogni Stato ha abdicato a un'associazione che non voglio definire a delinquere, ma poco ci manca, che è la BCE, ma ci sono un sacco di cose che verranno uniformate a livello europeo. Quello che ancora adesso non è così, come dicevo prima, il commerciante d'oro in Germania non è soggetto a nessun tipo di ordine professionale, di iscrizione ad albi come in Italia, e in questa armonizzazione a livello europeo quello che mi pare di aver osservato negli ultimi tempi, ma in campi e in settori diversi, è che molto spesso l'Italia viene presa come laboratorio per fare i test, e quindi anche questa normativa che c'è in Italia, che è restrittiva ma esclusivamente a fini di controllo e di conoscenza dei fatti altrui, che è la legge 7 del 2000, non è così a livello europeo, perché a livello europeo come dicevo prima, il commercio dell'oro è un commercio come quello di calzature, alimentari e qualsiasi altra merce, quindi sottoposta magari a dei controlli che possono riguardare la qualità o unificati dal punto di vista delle indicazioni nelle etichette o cose del genere, ma un commercio sostanzialmente libero. Italia, Spagna e Grecia non sono di questo avviso, ma temo che l'Italia sia stata presa con 24 anni oramai di anticipo come banco di prova per estendere poi, che venga esteso a livello europeo il controllo fatto tramite l'obbligatorietà di iscrizione in albi, e l'obbligatorietà che non è tanto quella in sé, ma è l'obbligatorietà poi delle segnalazioni mensili di tutte le operazioni di acquisto e vendita fatte dai cittadini. Questo è facilmente immaginabile, ma ripeto, ritengo che l'Italia sia, come per altre cose, il banco di prova dell'Europa, e dopodiché, quando è ben digerito in Italia, da altre parti diranno: beh, ma adeguiamoci anche noi a questo livello. Che il tutto porta sempre a un maggiore controllo dei cittadini, con tutte le conseguenze che possiamo conoscere. Questo è il mio pensiero. Benissimo, Walter, grazie. Allora volevo fare una correzione a quello che dicevi, Mauro, perché a un certo punto hai detto che Ovesta non è sotto T, no? Beh, questo non lo posso pronunciare, questa parola, non la posso dire. Chiamiamolo FF, abbiamo detto che in passato, chiamiamolo FF, no, non è vero, è la cosa che rende il nostro investimento presso queste aziende germaniche è che invece loro stoccano presso un FF, e di questo, se si legge con un po' di attenzione l'integrazione numero uno che io vi ho preparato, conferma, c'è la conferma. Ecco, quindi qualsiasi cosa possa succedere, ricordiamoci questo, secondo la legge internazionale, a mio avviso il nostro investimento, sia che sia in grammatura, sia che sia in pezzi fisici, sia che sia qualsiasi cosa, quando è all'interno di queste strutture, non lo toccherà nessuno. Questa è quello che ho appurato io, poi la mia opinione, però di fatto, ecco, di fatto devo un po' correggere questa cosa qui, perché non è reale, E a questa fa la differenza anche per questo. La seconda cosa è in relazione a quello che dicevi
menzionato anche quelle cose terapeutiche, no? Non diciamo il nome, quelle cose terapeutiche che si sono inventate per proteggerci da questo virus. Benissimo. 3 anni fa, ma anche prima, perché ho seguito l'agenda dell'ONU, perché tutto è partito dall'agenda 2021 dell'ONU, che hanno iniziato, sulla quale hanno iniziato a lavorare nel 2004. Io di questo ho parlato circa 10 anni fa con Ubaldo Croce. Credo che alcuni video siano ancora disponibili, però me lo ricordo, quali sono i video, abbiate pazienza, perché io metto tutto insieme, perché dal punto di vista del marketing io non posso fare video nei quali parlo solo di un argomento, perché sennò mi bloccano immediatamente, quindi io devo fare un minestrone nel quale purtroppo, scusatemi, tante volte può essere un po' confusionario, ma lo faccio apposta, nel quale adesso la situazione è la seguente. Vi troverete, ci troveremo di fronte, soprattutto voi in Italia, cosiddetti Novax, in una situazione per la quale da un lato avrete l'assoluto controllo attraverso la moneta digitale e non soltanto, perché poi ci saranno le telecamere, ci sarà la robotizzazione, ci sarà l'intelligenza artificiale, anche quelli sono sistemi di controllo. Ma in una situazione per cui, siccome voi siete Novax, non potrete fare assolutamente niente. E quando vi beccheranno come Novax, avranno, se vogliono, la possibilità di frisarvi il conto, cioè di bloccarvi il conto, e questo dispositivo è già disponibile nello script del digitale, ce ne ha parlato Web. No, aspetta, ce ne ha parlato Werner, il professor Werner, in uno degli ultimi interventi, quando ha ricordato che in Brasile, nel quale il digitale è molto avanti, nello script c'è già l'opzione da parte della banca centrale di bloccarci il conto e di prenderci tutto quello che abbiamo. Quindi qui non è nemmeno dire che andiamo in penale, no? Cioè, che rimanendo non vaccinati andiamo in penale perché ti bloccano tutto il conto. La penale è quella lì che ti levano tutti i soldi. Ecco, quindi io di nuovo vi rinnovo questa cosa perché io la vedo, questa qui, di quello che io chiamo CTZ, la cosa più importante di tutte. Perché se voi la fate, allora devono automaticamente, magari, ecco, magari ci saranno altre discussioni, altre piccole cose, però diventeranno piccole cose. Ma se non la fate, nel lungo periodo pagherete un altro prezzo. Questo non soltanto per il discorso crisi di 2 anni fa e quindi relativa, ma anche per quelle successive. E quelle successive, quando vi obbligheranno adesso, quest'anno, il prossimo anno, che ce l'hanno già detto, no? Che ci sarà un'altra crisi. E stanno aspettando il trattato pandemico per avere via libera completa, quindi a maggio, dopodiché in qualsiasi momento potranno dichiararla, e vi chiederanno quella del momento e quella precedente. Bene, solo per darti la risposta, Mario, perché tutto quello che hai detto sulla Francia è corretto, perché ho un amico qui che è francese, ma è anche di più di quello che hai detto, perché chiunque dovesse fare un intervento pubblico in una manifestazione, in un convegno, alla televisione, anche una cosa semplice, contro qualsiasi iniziativa del governo, non soltanto, diciamo, di contestazione su un argomento particolare e basta. La legge adesso prevede che possa essere, diciamo, imprigionato con le sanzioni previste dalla legge. Quindi praticamente in quella che potrebbe essere stata considerata erroneamente, perché è scritto nella trilogia, ma erroneamente la patria della rivoluzione francese e quindi delle libertà acquisite dai cittadini, paradossalmente, è la prima a morire, diciamo, di questa cosa, perché è finita completamente la libertà. Io Benissimo. aggiungo solo una cosa rapido, Max, perché prima avevo gli appunti sotto mano, anche se sono stato su fino a sera tardi per prepararmi anche un po' all'incontro di oggi, per quello che era. Allora,
E in Francia, appunto, stanno facendo questa legge, l'hanno già varata, poi deve essere un genio di legge. Se passa, è stata varata il 17 febbraio del 24, quindi pochi giorni fa, possono essere dati fino a 3 anni di reclusione per chi critica di fatto i vaccini. Loro non la buttano così, però ti dicono, per chi critica le cure ritenute sicure. Quindi se loro ritengono sicuro il vaccino, perché dicono che è meglio che non farlo, uno potrebbe anche rischiare 3 anni. Cosa significa questo? Che ti sporcano le carte, tra le altre. Magari ti danno anche 1 anno, ti danno 6 mesi, ma diventi un criminale per loro. E poi se loro un giorno vanno presso i banchi metalli europei, perché questa cosa verrà, come diceva anche Walter, verrà un po' spostata a livello europeo, spalmata, ci troveremo anche noi italiani a un certo punto, solo perché non siamo d'accordo con certe cure, a essere criminalizzati, quindi carte sporche e così via. Poi da lì possono andare in qualunque banco metalli europeo, perché la cosa sarà fatta così, e noi ci troviamo che magari ci troviamo in tanta malora, magari siamo comunque italiani ma ci troviamo in territorio estero, però loro possono risalire i nostri beni e bloccare tutto. Per cui è molto importante che ci sia questa... Mario, ti devo bloccare. No, non è vero. Non è vero. Cioè, al limite, rimane tutto lì, capito, per un certo periodo, ma non c'è la confisca del bene, che è quello che è il vero rischio come garanzia e come collateral dell'oro sfuso. C'è una grossa differenza, capisci? Cioè, non drammatizzare troppo questa cosa. No, questa cosa qui, scusami se ti interrompo, ti devo interrompere perché non voglio che passi un messaggio per cui un bene sotto l'FF possa alla fin fine essere confiscato con così facilità, con estrema facilità. Perché questo scenario, fino adesso che sappia io per le ricerche che ho fatto, non è mai successo. Perché noi, ve l'ho detto tante volte, entriamo dalla porta di servizio nel salotto buono, e nel salotto buono ci sono le loro regole, non le nostre. Le loro hanno tutte regole loro, che si sono fatte apposta per proteggere i loro patrimoni. Ecco, prego, mi pazienza, continua pure. Sì, beh, più che altro mi preoccupava l'idea che noi comunque fino alla fine, pur avendo i nostri beni chissà al sicuro in FF in Svizzera, ok, dovremmo comunque interagire con una struttura che non è di per sé protetta da trust e che potrebbe essere bloccata dal governo tedesco. Però, ripeto, la cosa si potrebbe risolvere magari avendo contatti diretti o chiedendoli con Brinks, eccetera. Però altrimenti, ecco, sorge questo dubbio da persone ignoranti, quelle sono, ma giustamente preoccupate per i suoi averi, insomma, ecco. Cerchiamo di rimanere nel generico. Non facciamo troppi nomi, no? Perché dopo magari, capito, qualcuno ci sente. Diciamo che in linea di principio la cosa di cui stiamo parlando e che proponiamo in questo momento, che è la diversificazione, no? Comprando oro presso questo istituto, è l'operazione ottimale, perché la certezza non ce l'ha nessuno, ottimale che possiamo fare in considerazione degli scenari futuri. Altre domande? Se no possiamo anche chiudere. Abbiamo, credo, in maniera esaustiva trattato più che bene l'argomento. Adesso bisogna agire. Dottor Max, posso fare una domanda al di là dell'oro? Certamente, prego. Oggi è il 24 febbraio, è 2 anni che è iniziata la guerra in Ucraina. E così, si può fare una riflessione su quello che succede. Grazie. Ma è anche abbastanza difficile farla, Duilio, grazie per la domanda, perché le informazioni adesso arrivano a pezzi e bocconi, no? Le guerre sono anche quelle gestite dal digitale, dai media, ci dicono quello che vogliono. Io ho sentito l'intervista, quella famosa, no? Che Putin ha rilasciato col giornalista americano, e mi è piaciuta, a me Putin piace. Come personaggio, lo vedo una persona schietta, diretta,
onesta e sostanzialmente che fa gli interessi per quello che può, per quello che può, dei russi. Ma la cosa curiosa, ve la dico così, che in uno di questi video che ho sentito su Facebook, si chiamano Reels, no? Che devo dire, sui quali devo dire, sono caricati dei video tante volte anche abbastanza interessanti. Ho visto questa signorina che parlava anche molto bene italiano, che è italiano, che arriva all'aeroporto di Fiumicino, mi sembra, e va a comprare una bottiglia d'acqua. Compra questa bottiglia d'acqua, a un certo punto la signorina cassiera dice: scusi, ma lei che passaporto ha? E lei dice la verità, che dice: io ho passaporto russo. Dice: eh no, allora l'acqua non la posso vendere. E lei naturalmente comincia a fare domande: ma come non me ne può vendere l'acqua? Che vuol dire che è un po' perché non posso venderla? Quindi a un certo punto interviene anche la collega in maniera anche abbastanza scorbutica, insomma alla fine dico: guardi, noi non possiamo venderle l'acqua per disposizione del ministero, immagino degli esteri, degli interni, non lo so, per quello che state facendo in Ucraina. Ora, io devo dire una cosa, ma come si può cadere così in basso? Come può un'istituzione nazionale arrivare a tanto? A vietare di comprare dell'acqua soltanto perché una c'ha un passaporto russo? Io non lo so se Putin la sa una cosa così, ma sono sicuro gli verrebbe da ridere. Ecco, siamo gestiti in questa maniera qui. Quindi come purtroppo il dottor Day ci ha ricordato nel primo capitolo, quello che stanno creando è una giungla nella quale vigono le regole della giungla. Quindi chi è la preda e il predatore nella giungla? Come fa a metterti in salvo la preda? Avendo un atteggiamento assertivo, no? Di assoluta presenza, positivo, perché comunque lei deve vivere, si deve godere la famiglia, gli altri animali, eccetera, e allo stesso tempo produttivo, cioè quando è il momento deve scappare. E deve correre forte. Allora io mi rendo conto che molte persone possono rimanere così quando io dico queste cose, ma le hanno dette loro, non le ho dette io. Quindi l'unica soluzione per chi può, almeno come primo passo, è mettere e lavorare per bene su un piano B. Primo piano B. Secondo, diversificazione per quello che è possibile. Di soldi fiat facendo quella che io chiamo la grande magia, quindi convertendo soldi fiat sui quali c'è il copyright in oro, compratelo dove volete, potete comprare anche sfuso presso la Z Metalli di Valenza, poi abbiamo una convenzione con loro, per uno che vuole comprare lo sfuso non ci sono problemi, poi mi chiamano, portiamo in Svizzera, va bene lo stesso. Terzo discorso patrimoniale, cioè per coloro che hanno grandi investimenti in immobili, in qualsiasi cosa, e magari cominciano a svegliarsi un attimino, forniamo questa consulenza anche adesso per quello che posso fare, come vedete anche avvalendomi se necessario di professionisti, perché posso fare tutto, perché non ho la competenza per fare tutto, per vedere di salvare il salvabile. Quindi l'atteggiamento deve essere sempre positivo, ma non possiamo essere ottimisti. Dobbiamo essere positivi concentrandoci sulla risoluzione dei problemi. Avete altre domande? Se no, abbiamo fatto uno più di un'ora e un quarto. Chiudiamo qua. Ricordo gli appuntamenti sono per il lunedì, dove sono ospite del canale di Flavio Fuori dal Pentolone, che ho risoprannominato Fuga dal Pentolone perché l'acqua continua a bollire. E poi il mercoledì
per il discorso destinazione Tanzania, ho rivisto per bene tutte delle cose che mi hanno anche chiesto, cercando di rivedere anche le FI possibilmente per cercare di dare un aiuto concreto a coloro che stanno lavorando su un piano B, perché ricordiamoci che la destinazione numero uno al mondo, secondo me, e ve lo dico anche come persona che un po' di marketing lo mastica, è la Tanzania, con tutti i limiti che può avere. Siamo in Africa, tante cose funzionano così, però almeno qui non ci danno mai nessuno. Va bene? Altre domande o commenti in chiusura? La fondazione sta andando avanti. Non ci danno mai una data precisa, però sono già venuti a fare l'ispezione, quindi la prossima settimana dovrebbe essere tutto definito. A questo punto, con diciamo che è un passo avanti, secondo me molto importante, sotto tanti punti di vista. Tutti coloro che vorranno venire da 18 a 55 anni, in qualsiasi momento, grazie alla fondazione che io ho costituito, che si chiama Dr. Max Foundation, potranno venire, diciamo, con relativa semplicità. Io tutto quello che posso fare lo faccio. Ora naturalmente sta a chi mi segue e che sente il bisogno di agire e fare quello che la coscienza, no, ci dice di fare. Naturalmente io ringrazio molto il dottor Marco Giannini, vengo presto in Italia. Grazie a te, Massimo. Prego. Sarò in Italia al 12 e quindi poi ci sentiamo per le nostre cose. Ovviamente ringrazio il dottor Mac, che finalmente dopo un mese si è fatto risentire, mi fa piacere. E quindi, se non ci sono altre domande in chiusura, ecco, un'altra cosa mi è venuta in mente, così ve la dico. Ci stiamo organizzando anche per coloro che amano acquistare in maniera un po' più razionale, no? Io per esempio, anch'io sono una persona emozionale, però sono forse più razionale che emozionale, e quindi quando faccio una cosa ci voglio vedere dentro. Ci chiedono magari dove è depositato l'oro, in quale città, qual è la grammatura. Ecco, ci stiamo organizzando con il dottor Macca per quantomeno mandargli delle immagini, no? Delle foto, possibilmente anche un piccolo video, per dimostrargli tutto quello che succede al proprio investimento, perché credo che sia anche giusto vedere queste cose qui. Qual è il problema? Il problema è che sono cose molto riservate, capito? E dovrebbero essere riservate. Io so che ci sono delle persone, per esempio, che ci seguono, che lavorano per la concorrenza, e quindi va bene essere bravi, ma essere bischeri, no. Quindi bisogna sempre capire che queste cose vanno attraverso la consulenza privata, che è gratuita. Allora, durante la consulenza privata me le potete chiedere, ce le potete chiedere, non c'è nessun problema. Va bene? Benissimo. Danilo è arrivato all'ultimo momento. Naturalmente questo intervento sarà poi caricato sui vari canali e lo potete sentire. L'unica cosa che vi chiedo, naturalmente la trilogia è a disposizione per chi magari ha tempo per leggerla, mi contatta, gliela mando. L'unica cosa che vi chiedo è un po' di passaparola. L'unica cosa che vi chiedo. Quindi io cerco di darvi il massimo, vedete anche voi di contraccambiare almeno per quello che potete. Non mi voglio dimenticare in chiusura dell'evento, ricordarvi dell'evento del 16. Io il 16 sto organizzando un evento a Lucca, ci sto ancora lavorando, e tutti voi siete benvenuti. Sto cercando di dare una doppia possibilità, cioè coloro che vogliono venire soltanto per incontrarci come incontro, per discutere, no? Parlare direttamente di queste cose, conoscerci, perché molti di voi non li conosco di persona, e coloro che vogliono magari possono rimanere anche a cena. Sto cercando un posto che mi dia, che ci abbia un locale dove ci si può vedere, che ci possa rimanere a cena, facendo una cena semplice però di un certo tipo, e poi magari con una sistemazione per dormire per coloro che vogliono rimanere, perché mi hanno chiesto anche questa cosa qui. Forse ho individuato il locale, abbiate pazienza, è tanti anni che manco da Lucca, una cosa e quell'altra, quindi ho chiesto, no? Ai parenti, ci stiamo lavorando,
Faremo, se possibile, anche una registrazione del nostro intervento. Essendo un intervento in pubblico, dobbiamo a maggior ragione seguire le regole previste dalla comunicazione in pubblico e quindi viaggeremo su un livello molto più soft in quello che diciamo. Va bene, comunque, siete tutti benvenuti. Coloro che vengono per partecipare soltanto all'evento, non so nemmeno se dovranno pagare una fee. Se non costa tanto la sala, non dovranno pagare niente, quindi l'ingresso sarà gratuito. E coloro che invece rimangono a cena, naturalmente dovranno pagare la cena. Il 50% di tutti i miei proventi, d'ora in poi, andranno a finanziare la fondazione. La fondazione Dr. Max non è una scatola vuota, è una scatola nella quale spero di mettere qualche soldino, per poi ripulire tutta la plastica e tutto il pattume, purtroppo, che c'è almeno in questa zona qui, con un progetto che io ho in mente, che poi piano piano, se Dio vuole, si svilupperà. Se poi non ci sono le condizioni, insomma, sarà la stessa cosa. Iniziamo un passettino alla volta a ripulire per bene tutta la spiaggia di Ghipepeo, perché quella, grazie alla fondazione, vi posso assicurare, non quest'anno, ma il prossimo anno sarà sempre pulita. Quindi, in linea di massima, quando mi metto una cosa in testa, la faccio, confido, nel supporto almeno di chi può, di chi già venire qua, a fare una visita ispettiva, no? Una visita ispettiva di una settimana che non costa praticamente niente, darà anche un contributo alla fondazione. Benissimo, mi fermerei qua, augurando un buon fine settimana a tutti. Alla prossima. Ciao. Un saluto anche da parte mia e grazie a tutti. Un saluto a tutti, arrivederci alla prossima. Grazie, Ciao a tutti. Marco. Ciao. Grazie. Ciao a tutti.